Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Risultato straordinario. E siamo contrarissimi alla proposta di legge targata PD, PDL e governo sullo svuotacarceri. Provvedimenti che minano la sicurezza dei cittadini e che danno un messaggio: commettete tranquillamente reati, reati di particolare gravità sociale, tanto non finirete in carcere. Faremo battaglia durissima in aula su entrambi i provvedimenti. Quali sono i reati di cui voi date la possibilità di stare a casa e guardarsi la televisione a certa gente? Allora abbiamo prostituzione minorile, pornografia minorile, accattonaggio per minori, furto, truffa, atti di terrorismo, ricettazione, frode, incesto, incendi boschivi, maltrattamenti, istigazione a delinquere e falsa testimonianza, ne ho citati alcuni. Complimenti, ma perché non gli diamo anche la medaglia d'oro a chi fa queste cose? E che va bene anche per i recidivi, cioè per chi l'ha già fatto questa cosa, e noi li andiamo a premiare. Siamo convinti delle nostre posizioni, per noi chi sbaglia è giusto che paghi. Chi ha i domiciliari viene utilizzato dalla criminalità organizzata per poter compiere altri reati odiosi o fare in qualche modo da manovalanza. Nelle carceri del nord ben il 65% della popolazione carceraria è formata da stranieri, sia comunitari che extracomunitari. Per quanto riguarda gli stranieri comunitari, noi da tempo diciamo che dovrebbero essere trovati degli accordi di carattere internazionale in modo che la pena venga scontata nel paese d'origine. Io penso che questo sarebbe una soluzione importante, ma il governo non si sta assolutamente muovendo su questo campo. Quindi chiediamo che il governo si impegni, se davvero vuole risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, a insistere, a portare avanti, a proseguire politiche di accordo bilaterale con il paese di provenienza, perché questo riuscirebbe a risolvere già da subito in maniera efficace e concreta questo annoso problema. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.